carissimi amici, al nostro appuntamento settimanale di Amici e Sorrisi. Oggi qui con me nel nostro salottino tanti ospiti, tanti amici che conoscete già e parleremo di tutto a 360 gradi. Ovviamente inizio col presentarveli, Veronica e Matteo di The Hazard Country Dance. Ciao ragazzi! Ciao, ciao. Proseguo in senso orario, Daniele Traverso, quelli del country. Ciao Daniele! Ciao a tutti. Ciao. E poi vado oltre, andiamo da Katie Berardi, Country Christy Energy. Ciao Katie. Ciao a tutti. Ciao Katie. E finiamo con la nostra, con i nostri Mary e Marilu Teseo e Loris DJ, Casa Gualerzi. Aspettatevi di tutto di più da questa coppia. Che No, fascinabile. siamo tranquilli, io il mio martirio qua. Dai, ormai siamo anziani. Avevo un'espressione, Loris, che te la raccomando. Iniziamo subito questa puntata perché so che avete tantissime cose da raccontarci. Avremo degli appuntamenti di Art Attack, ho capito bene, dietro le quinte, ma poi state con noi. Prima di Art Attack vogliamo parlare di salute. Ovviamente diamo la parola al nostro medico Matteo Felice Buffoli che ci spiega come ha ricucito Veronica Di Caprio perché è caduta. Raccontatemi un po' cosa è successo. Allora, voi sapete che noi abbiamo due cagnolini, due cuccioli proprio teneri, due alani. Ma come due cuccioli che stanno. 80 kg praticamente, cioè se ci stanno in una borsetta, troll, nel senso, in un ci stanno. Allora, li portiamo a fare un giretto e quando siamo vicini a casa di solito li lasciamo un attimo lì per correre, lì davanti a casa. Loro stavano giocando, a un certo punto vedi questi due siluri che si avvicinano e che stavano giocando tra di loro senza guardarci, quindi non sapevano minimamente dove stavano andando. A un certo punto io schivo una, sto per cercare di prendere Veronica e invece un cane la sfalcia, fa vroom. Il problema è che Veronica è passata da così a così in 3 nanosecondi. Quindi io non ho detto niente, ho guardato, amo, dai, alzati, do una mano. Cioè, io ho appena visto che era un po', io ho cominciato a ridere come un cretino, perché il bullying al confronto, principianti, perché questa, cioè, ma il cane non se ne è nemmeno accorto che lei c'era, vroom, cioè. Poi la vista per terra gli è venuto il dubbio, forse sono stata io, cioè, proprio una cosa così, ma noi siamo scricciolini per loro, nel senso che loro hanno 80 kg di cane. Guarda, ero e quindi Caduta di faccia. apro tum, Madò. Quindi, secondo me ha riso meno Veronica dal buco che ha sotto il mento, devo dire. Sì. Poverina. Cioè, mi sono alzato tipo zombie. Ho detto, non riuscivo più a togliere il giubbino. L'ho dato una Pronto. mano, l'ho spogliata, l'ho E poi sistemata se la ghignava. e poi quando ho visto che ha cominciato a muovere le dita, cominciava, mamma, mi sono un po' spaventata, ho cominciato a ridere, mi ha detto tranquilla. Questo è come gestire il proprio cane a casa, come Assolutamente. addestrare il cane a giocare a bullying. Potete portare un cane addestrato da noi, lo disaddestriamo subito. Posso fare una domanda che mi è giunta all'orecchio? Non so chi me l'avesse detto, forse Deborah dei Trinity Rebels, che salutiamo, ma i vostri cagnolini mignon arrivano da un mittente che conosciamo? Assolutamente sì, da Igor Pasin. Non avevo capito che aveste adottato i cagnolini di Igor. Abbiamo deciso comunque di tenerli noi perché rimangono in famiglia, ecco. Certo, ma poi comunque avete i cavalli, quindi fra loro i cavalli è la stessa cosa, Guarda, insomma. cioè, ti riconto che noi giù in maneggio abbiamo una razza di cavallo un po' particolare che si chiama Falabella. Falabella. No, ma sono più grandi gli alani del Falabella. Lo dice Matteo, è un È un cane cane travestito da travestito. cavallo, perché dal Garrese del cavallo, cioè del cavallo, è più il Garrese del cane è più alto, cioè dalla punta qua dietro, cioè il nostro 90 centimetri, quella specie di cavallo portatile sarà forse un 50, e poi se no perché quel cavallo vestito da cane vestito da cavallo, quella cosa portatile, è più larga che alta. Quindi vedi questo suino allungato così, è bellissimo da vedere.
però io li adoro, mi piacciono da morire. Sono i bambini, figli del nostro amico, che sono sopra quel coso lì. Io quando porto fuori il cavallo lo riporto dentro in box, a differenza degli altri che li accompagno, questo lo porto in giro come il cane. Cioè, va... Ma se lo metto nel baule della panda ci sta, secondo sì, me. Sì, sì, sicuramente. Comunque, per dire una cosa seria, anche il cane ha il buco. In che senso? Ah, l'anno. Gesù! Voto 10, voto 10. Doris for President, Casa Gualerzi. Daniele. Ho visto, mentre noi cercavamo di fare conversazione, che lui girava con le tazzine da caffè. Sì, la Manu prontamente, visto che mi stavo appassionando, mi ha portato il cafferino. Dopo mi aspettano anche due biscottini, devo dire, che si accompagnano sempre bene col caffè. Oh, signore. Anche, grazie Matte. Cosa sono? Biscottini. Ah, le caramelle buone. C'hai ciucci, non lo so io. Katy, salvaci tu, di qualche cosa di serio questa oggi. A posto. Daniele, adesso che hai preso il tuo caffè, ho visto che hai girato con del bricolage tutto oggi pomeriggio. Cosa è successo? Cosa stai costruendo? Sì, mi piace lo sbriciolaggio. Questa la chiamerei proprio art et attack, come si suol dire, visto che effettivamente è un attrezzo. Aspettate che vado a recuperare intanto il necessaire. Abbiamo che non ci sia la Manu che ti faccia da valletta, che ce l'hai, e che ti passi la roba e che tu chiedi. La prossima puntata dovremmo essere più organizzati. Ma credo che sia fuggita la Manu, ha sentito ragione. Sbattere la porta. Scappato mai. Abbiamo perso. Dani, alza quella specie di scatola, Dani. Ah, ma è il box per il Farabella. Sì. Stai costruendo il box. È la sella, sto facendo la sella. Allora, visto che purtroppo per ancora qualche giorno, speriamo, non voglio essere pessimista, dobbiamo tenere gli stivali in box, ho pensato di mantenerli in forma. Come fare? Siamo un po' chiusi in casa, abbiamo del materiale cartone, si trova facilmente in qualsiasi scatola, facciamo arrivare dei pacchi, andiamo ad acquistare qualcosa, cartone ne abbiamo in quantità industriale. E quindi da un pezzettino di cartone otterremo il nostro tendi stivali, ok? Che poi sarà questo, non volevo fare pubblicità occulta, lo mettiamo al contrario. Questo è di un noto marchio di stivali. Adesso gira e c'è scritto di traverso Daniele Traverso. Di traverso. Si è fatto il marchio. E lo otterremo da questo semplice pezzo di cartone. Se vuoi poi ti giro il video, se vuoi tagliarne un pezzettino, oppure te lo carico su YouTube e magari giri il link, così se chi vuole se lo va a vedere direttamente sul link. Che meraviglia. L'avevo fatto nel primo lockdown. Daniele, ti chiedo scusa, ma Matteo, il dottor Matteo ha una domanda per lei. Scusa la domanda, ma non va bene le scatole della pasta? Le scatole della pasta, in che senso? Dipende di che scatole ce le hai la pasta. In che forma? Gli spaghetti! Ma dopo la devi mangiare quella roba lì o... Entro gusto. La scatola vuota. Ah, ok, per insaporire, il condimento. Assorbe. E ci metteci il gorgonzola. Il sapore della passione del country nella pasta e gli metti la pasta. Ma santo e lì c'è, prende proprio tutta l'essenza del country. Lì, tutta lì. Che meraviglia, un mondo di matti. Volevo chiedere. No, Loris, cosa hai fatto? No, è stato il cane della.
Io non scusate, Milù, vieni qui amore, vieni. Va bene, a casa nostra succede anche questo. Allora, unisce, ma non abbaia, dai. Scusa, pensavo che avesse chiesto la parola. Allora, Katie, invece, tu che cosa hai preparato per i nostri ospiti? Chi ci... Ok, allora, vi ho preparato questo bellissimo fiore fatto con un tovagliolo. Sai quando inviti la gente a casa, no? Così, per fare una tavola un po' particolare, invece di un solito tovagliolo piegato a triangolino, bella, non so se si vede, eccola qua, una bellissima rosa. Vuoi, ma guarda che Matteo sta già prendendo appunti, eh? Matteo è già lì con il tovagliolo. Due secondi, scusami. Giada, mi lanci un tovagliolo. Ha messo anche della colla, ho visto. No. Beh, basta, prendere un tovagliolo. Giada, ecco, mi lanci. Ma così dopo che li ho usati. Esatto. No, non posso, male per un altro. Scusate, mi serve il tovagliolo, senza tovagliolo non posso. Ok, ci vorrebbe un attimo di pubblicità in questo momento, mentre Katie ci fa sentire le sue sonorità canore. Marilù, Loris, Casa Gualerzi. Che cosa viene fuori da Casa Gualerzi? Che cosa ci raccontate? Meglio che non esca niente da Casa Gualerzi. Potrebbero uscire cose imbarazzanti, ragazzi, quindi... Meglio che non esca niente. Cosa devi dire? Scusa. Io sono serissimo. Ecco sto tovagliolo. Eccolo qua. Vai. Allora. Matteo. Tovaglioli, ci siamo? Tovagliolo, vai. Guarda Matteo. Si può fare anche con la carta vetrata. Aspetta che adesso frego con la carta vetrata. Eccoci. Va bene. Vai, okay. Bellino. Benissimo. Tovagliolo. Adesso, aspetta che se riesco. Adesso fate... Adesso vede che Daniele pieghe... Se quel gioco... Ecco. Noi sono bravi. Vedete, vedete queste pieghe? Ecco, tutti sì. Tutti e quattro. Dovete pegare gli angoli internamente. Ok, guarda qua. No, Marilu, invece di ridere, io vorrei che tu facessi come noi, perché se no non c'è gusto. Non ho il tovagliolo a portata di mano. Anche un foglio a quattro. Piega Loris, scusa. Cioè... Lo dobbiamo piegare fino al centro. A triangolo. I triangolini fino deve... al centro, li vedi? Okay. Si vede? Sì, okay. ci sono, vai. Adesso prendete gli angoli e li piegate ancora verso il centro. Gli angoli, gli esterni, sì. Ok. Esatto, bravo. Okay. C'è gente che sta smontando casa dai rumori che si sentono dal microfono. Però io sto ancora prendendo il tovagliolo. Stai ancora cercando il tovagliolo? Manu, torna a casa da tuo marito, dai, dagli un tovagliolo a tuo marito, vai. Adesso, bravissimo, adesso gli facciamo altre pieghe all'interno, dall'esterno all'interno. Così. Dall'esterno all'interno, ancora pieghiamo gli angoli. Ancora pieghiamo gli angoli. Bravissimo. Adesso gli piega di nuovo gli angoli dentro. Dai Loris, impegnati e siamo qua. E poi soffiate il naso, non perché... però... Adesso lo giriamo a pancia in giù, lo che la parte liscia, deve rimanere in su. In alto, okay, vai. Esatto. E adesso facciamo altre pieghe verso l'interno. Cioè il triangolini di nuovo verso l'interno. Vorrei segnalarvi che stiamo perdendo Veronica. Stiamo perdendo Veronica a un attacco di... Si vede. Le manca l'aria. No, scusa. Cos'è? Cos'è? Non lo so se abbiamo seguito bene. Non c'è più spazio per gli angolini. Adesso lo prendiamo, ok? Teniamo con col dito, lo teniamo, non so se si vede perché non so, qua. Ecco, prendiamo l'angolo esterno e lo cerchiamo di aprire all'interno. Vieni più avanti alla telecamera. È così. Aspetta, non so se si vede. Vedi? Prendiamo l'angolino e lo tiriamo su così. Ok? E lo tiriamo su. Così. Facciamo tutti gli angolini. Ragazzi, okay. E se andassero a mangiare fuori? Vedete come si fa?
Lo vedete? Okay. Yes. Adesso abbiamo tutti i petalini che abbiamo sotto, li apriamo piano piano. Li apriamo. Detto petalini, non petini, eh? Occhio, eh? Non petaloni. Petalini, petalini. No, è petalini. È petaloso, Veronica. C'hai capito qualcosa? Io non fino agli ultimi, li fate tutti fino all'ultimo. Sono, ma sono ma quali? Ma dove? Ma chi? Ragazzi, propongo di andarci a mangiare la pizza fuori. Dove hai fatto la piega? La Vero è stata bravissima. La Vero è l'unica che ha capito. Un applauso alla Vero, ragazzi. Ha già fatto la Vero. Pur malconcia, allora ecco o noi ci facciamo c'è una petunia quella della Vero. È bellissima. Allora, o noi ci facciamo investire dal cane anche noi, diventiamo tutti così. Dai, non è difficile. A me mi sa che non ho la ripresa già. A me mi è venuto uno sgoccio. Il mio sembra un po' da cenere. È stata un'esperienza meravigliosa. Ci vuole solo un po' di impegno. Comunque, se vuoi, c'è il video, te lo mando. Un piccolo eccoci, video. Vedi tutto il video su tutto. Ecco, io volevo il video della Veronica che giocava a bullying. Cadeva. Insomma, la prossima volta, visto che ci siamo quasi tutti con degli animali, la prossima volta vi faccio dei biscottini per i cagnolini. Va bene, ok. Grazie, Ketty, grazie. Grazie che ci hai fatto sorridere. Allora, in quest'attimo di larità, volevo tornare un attimo seria e parlare di una bellissima cosa che sta facendo Matteo da un po' di tempo, che peraltro, devo dire, prima ci ha raccontato fuori onda, che ha raggiunto non soltanto il primo, ma anche il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, il sesto livello, che lo sto scherzando. E Matteo, questa tua meravigliosa passione che hai per il linguaggio dei segni. Sarebbe da avere 18 puntate. Allora, sì, continua la mia avventura in questo mondo, in questa cultura che è affascinante, particolare, curiosa, difficile, perché si entra in un mondo dedicato solo ai sordi ed è il loro mondo. E noi udenti entriamo in punta di piedi perché è il loro mondo. C'è dietro tutta una storia, una cultura che bisogna un po' anche accettare e capire. E ho avuto la fortuna di poter fare il percorso, ho fatto i primi tre livelli che per l'ente nazionale sordi, l'ENS, sono i livelli base, per poter accedere poi ai percorsi, e se va tutto bene, a febbraio inizio il corso di interpretariato, e quindi che può essere un hobby, può essere anche un lavoro, e prima di tutto per me è una passione, ecco, quindi... Deve essere anche una grande emozione poter colloquiare con loro. Sì, sì, scusate, interagite con Matteo. Ah, bravissimi, una cosa bellissima, molto, molto bella. Molto, molto. I sordi sono affascinanti, ma allo stesso tempo sono un mondo da capire, sono molto particolari. Tenete conto anche dal punto di vista storico, i sordi tante volte sono sempre stati messi da parte, quindi si sono creati tante volte un loro mondo. Che bisogna capire, ecco, quindi bello. Anche perché chissà quante paure avranno. Complimenti, molto. Matteo, davvero. Veronica, ti avvicini anche a te a questo mondo, lo lasci fare e tu fai altre cose. Allora, magari da dopo che ho picchiato la testa, il mento potrei anche cominciare, non so. Ma intanto lascio fare a lui. Perché hai altre cose. Ho conosciuto, ho avuto la fortuna di fare la gara con alcuni dei ragazzi sordi, ho avuto la fortuna di conoscerli e sono veramente... Allora, all'inizio li vedi che sono proprio un po' distaccati, nel senso che prima di creare comunque una simpatia nei loro confronti ce ne vuole, nel senso che all'inizio loro sono molto diffidenti, però se poi entri nel loro grazie, diciamo così, sono veramente delle persone che hanno un sacco da raccontare. E molto disponibili, perché appunto con lui bene o male riescono adesso a comunicare. Io ho sempre bisogno comunque del labiale, ho bisogno che mi aiutino e sono loro i primi a darti una mano, perché in un contesto dove sono tutti sordi e tu sei l'unico udente, ti rendi conto di essere tu quello diverso, quello a cui manca qualcosa, e loro hanno tanto da darti. Sì. Che belle parole, bellissimo, perché è vero, la diversità dipende da chi la guarda, no? Quindi è bellissimo. Ah, sì.
È bellissimo. Mary, Lori, scusa, mi stavi dicendo qualcosa prima? Volevi intervenire? No, volevo dire che è diventata una trasmissione seria. Torniamo a ridere. Loris Gualerti, mi premeva, avendo qui Matteo, che ci raccontasse un po' i suoi progressi in questo mondo. Loris, casa Gualerti. Ma quindi i sordi sono anche muti, parlando seriamente. No, parlano. È un mito da sfatare, i sordi sono muti, ma perché non vogliono parlare, perché loro si rendono conto che il loro parlare non è corretto, allora tanti non parlano per quel motivo lì. Ma se tu vai a sentire, a vedere, come mi capita adesso che c'è il lockdown e tutto chiuso, a me capitava spesso la domenica di andare a sentirli e vedere a giocare carte, io uscivo col mal di testa da quanto urlano. Dai. Cioè, non hai idea di quanto urlano. Sì, tiro il patetto, sono sordi, il problema è degli udenti. E io facevo finta di non sentire niente, io però uscivo con una capa così, perché... Mamma mia! Sì. Quindi cantano anche? Sì, cantano a loro modo, però sì. E qualche canzone che magari da loro convitti che facevano, una volta c'erano i convitti maschili e femminili, qualche canzone tipica del loro convitto e che si inventavano un po' tra di loro. L'aneddoto è che la lingua dei segni, bisogna stare attenti, perché se tu muovi le mani in maniera sbagliata rischi di dire un'altra cosa rispetto a quella che tu vuoi dire. Esatto, una parolaccia magari. Parolaccia, brutti segni che non so se si possono dire. Però ad esempio questo segno, così non vuol dire niente. Questo segno abbinato a altre cose tipo labiale ha vari significati. Tipo così, con le sopracciglia vuol dire pronto o pronto. Però se tu con questo invece di pronto dici... Giusto. È assonante. No, se tu fai così, un sordo ti guarda della serie, cos'è che vuoi dirmi? Perché sono specifiche. Si fa questo segno qui, che non so cosa significhi. Questo vuol dire tante cose. Vuol dire ti faccio un culo così, vuol dire tutta serie di cose. Ti regalo un pallone. Andiamo a fare una partitella. Io l'ho imparato molto bene negli USA, perché non sapevo parlare inglese, quindi andavo a gesti e mimavo. Ad esempio a New Orleans uno mi ha detto: ma com'era lì il tempo? Anzi, è stato Austin, perché gli ho detto che venivo da New Orleans e gli ho detto: water thing. No. Davvero, ma ha capito perfettamente. Sì, perché eravamo l'anno famoso sempre dell'alluvione, quindi insomma dal Texas sentiva le notizie arrivare dalla Louisiana, noi arrivavamo da lì. Loro ridevano, ma lui ha capito. E lui, water thing. Però è bravissimo, come la volta che doveva chiamare i ragazzi invece di hey guys, cos'è che gli hai detto? Hey gay. Ecco, è uguale. hanno rischiato varie volte di perdere Loris in America, perché con le sue traduzioni a me è rimasta molto impressa anche River Foster. La traduzione italiana del famoso programma televisivo di River Monster per Loris è? Mostri dalla riva. Lui fatto oggi, Loris? Dice: ho visto Mostri dalla riva. Detto, ma cos'è? Ma sì, un programma. Poi quando ho capito qual era il programma, gli ho detto: ma forse non hai capito bene. Beh, comunque voglio dire a Matteo... io ho un gruppo di non udenti qui nel bar dove di sotto che sono qui nel bar dove vado ogni tanto, dove andavo ogni tanto. Mi è caduto la cosa, aiuto. Ad Amici Sorrisi, okay. Succede anche questo, ci vorrebbe la pubblicità. Va bene, sì, ok, esatto. Crolla la casa. Mentre Katy si sta facendo picchiare, facciamo passare la pubblicità. Fai passare la pubblicità. E
ma è vivo quel bagaglio. Loro quando fanno i gesti vedo che sono molto in labiale, anche se non pronunciano la parola. Ma adesso, poverini, questa storia di ste cavolo di mascherine, ma che, come, che difficoltà hanno, poracci, mi sì, chiedo io. Le, tanti segni devono essere per forza accompagnati, devono essere per forza accompagnati da labiale, perché appunto come prima, questo vuol dire anche non ancora vuol dire. Quindi esatto. Capisci che se io non specifico rischio di contestualizzare una cosa che magari non è. E infatti hanno fatto le mascherine trasparenti, il problema è che si appannano. È una serie di cose, adesso tutto da inventare, adesso stiamo lavorando per qualcos'altro, adesso vediamo. Matteo, come devo fare se c'è un cliente sordo a dirgli, perché io faccio il tributarista, devi pagare le tasse? The money! Ma il problema, Loris, non è che è un sordo, sono tutti sordi quando c'è da pagare, secondo me, però... Loris, però... Loris, se tu gli fai quel gesto lì, lui ti farà... perché anche il tuo gesto può essere utilizzato in varie forme, oh. Vero Loris? Il sangue non ve lo do. In realtà non ho dei clienti sordi, ma lo fanno perché quando glielo dico fischiano, guardano per aria, cambiano discorso. Non capisco. Esatto. Allora, visto che siamo tutti qua che smangiucchiamo come degli assassini e sappiamo che il gourmet di casa era Daniele Traverso, in realtà con la sua rubrica di raccontaci un po', cosa ci consiglieresti adesso che siamo qua in polleggio e magari il mangiucchio ci starebbe da Dio? No, guarda quell'altro che si mangia i cucciotti. Infatti volevo dire che la mano è un po' che non mi rimpilza, non mi porta nulla, qui mi sta lasciando a bocca asciutta un cantuccino o qualcosa. È peggio del cantuccini... governo, non ti dai ristori, insomma. Niente, no, infatti. Allora non ci dobbiamo parlare della cucina della mamma, sì, o delle ciambelline al vino con l'uvetta. Allora, tu pensa che da ragazzo poi, io mi svegliavo, magari arrivavamo già tardi, si faceva tardi, si tornava a casa alle 2, alle 3 di notte, si andava diritti verso il frigo prima di andare a letto e qualsiasi cosa c'era dentro, dai tortelli o spaghetti o carne o quello che c'era, si mangiava così brutalmente. La mattina poi non si capiva perché si aveva questo alito così un po' appestato. Però... No, invece noi, quando ritornavamo, la mia mamma ci preparava gli spaghetti. Vedi mamma, sempre corde mamma. E invece? No, io invece... quando tornavo mi aspettavano con dei legni per darmele di santa ragione. E invece da noi in Romagna, quando uscivi a qualsiasi ora della notte dalle discoteche, c'era rigorosamente il pistop dal piedarolo col crescione e di seguito col bombolone il cappuccino, cioè quante volte abbiamo fatto l'alba in spiaggia siamo tornati con due occhi pesti e la mamma si alzava in quel momento e diceva sei tornato adesso? No, mi sono alzato con te perché ho voglia di stare con te, quindi quella notte la passavi in bianco, capito? Di ogni sto andando a correre, si è fatto di ogni da ragazzi, un desiderio che vorreste esaudire. Allora, il primo desiderio che ho già fatto e mi sono già... è una domanda, il mio primo desiderio. Vorrei fare una domanda a Daniele. Daniele, preparati, cappello, cuffie, vai. Allora, scusa. Aiuto da casa. Ma ascoltami, Daniele, fammi capire perché c'è un phone attaccato dietro la testa. Sei bene, sì, mi hai scoperto. Ho appena fatto la doccia e mi dovevo asciugare. No, è un po' che è stato serio perché ho detto no, però no, questo serve per il finale, perché sul finale io mi giro, lo accendo col vento che mi fa volare tutti i capelli così e guardo l'orizzonte, perché di solito i belli fanno così, guardano l'orizzonte e si chiedono cosa sarà il domani. Che fantastico. Infatti. Allora, domani sarà un altro giorno. Il desiderio di Matteo è stato esaudito in un attimo proprio. Altri desideri, Veronica. Il tuo desiderio vai. Ne ho troppi. Ma comincia, raccontaceli, diceli.
ti dico una cosa, il mio papà quando ero piccola, sto seria per un minuto e poi torniamo a... Quando ero piccola mi diceva sempre che per vivere a lungo bisogna sempre avere dei sogni, sempre, cioè anche quando ne esaudisci uno, poi ne devi avere sempre un altro pronto, perché altrimenti la vita non ha senso. Quindi ogni giorno ce n'è uno. Io sono molto d'accordo col tuo papà. Aspetta, il problema è che ne ha accumulati troppi, non è perché smaltisci uno e metti un altro, li messi tutti insieme, adesso sono tutti ingorgati lì. però tu da bravo marito devi aiutarla e piano piano fargli evadere. Certo, pota. Vabbè. Ma uno dei suoi desideri è realizzato, voleva sposare un cowboy. Amore, Veronica si sta nascondendo. L'aveva già depennato quello. Dietata rossa, sei pomini rossi. Dai, vero, dici un tuo. No, caldo, perché qui lui mette riscaldamento sempre tipo a 25 gradi, si muore di caldo in casa. Ecco. Sì, perché io sono nato nel po' sbagliato, io devo nascere in centro all'equatore, perché cioè, io ho sempre freddo. È strano. Quindi, comunque tanti sogni avremo. Allora, uno dei sogni sicuramente è riuscire a fare il nostro viaggio di nozze. Amore. Che sarebbe un viaggio non sarebbe di... male. Non sarebbe male, anche perché il nostro viaggio di nozze è stato progressivo, Abbiamo fatto 4 giorni, 4. Con 2 smart box. E abbiamo fatto 2 giorni a una delle rive più belle del mare italiano, Senigallia. Durante il Senigallia, albergo in cui l'età media era 64 anni. Ma che te frega, se avevi il tuo amore mica dovevi guardare altre donne. No, non si poteva far casino in albergo, perché ci dicevano di fare il cucano perché disturbavamo i vicini, cioè hai capito, cioè adesso viaggio di nozze con un paio di balle. E poi giustamente, perché bisogna essere un po' liturgici e pancosmici, 2 giorni ad Assisi e lì bellissima, per strada, 2 giorni. Molto bella. Io l'ho vista almeno una decina di volte, lei non l'aveva mai vista, così allora ho fatto giro turistico, bello, però 4 giorni, al 5º giorno lei è andata a lavorare. Cioè. Ecco, quindi niente, te bisogna che le dai una botta in testa un giorno e che così... Cioè. Almeno... No, aspetta. Il problema è stato che la mia licenza matrimoniale, quindi i miei 15 giorni. No, erano 7, perché gli altri erano 7 di ferie. Li ho organizzati per il Belt Festival, quindi adesso non è che è proprio tutta colpa mia. Ma dai! Siamo stati là 3 giorni prima, 4 per preparare il festival. Siamo stati lì 2 o 3 giorni dopo a dare una sistemata. Abbiamo preparato gli ultimi 4 giorni il nostro matrimonio, ci siamo sposati. La domenica siamo partiti, il mercoledì siamo rientrati, una roba del genere. Quindi... Che meraviglia! Ma ci è andata benissimo, Però ecco, l'America devi aspettare ancora un attimino, ecco. Perché infatti ogni volta che abbiamo Igor gli diciamo sentiti in colpa perché non abbiamo fatto il viaggio di nozze. Che belli che siete. Vabbè, quindi il desiderio è il viaggio di nozze. Daniele, tu? Io desiderio sicuramente di tornare alla normalità, ritornare a viaggiare, a camminare, soprattutto... rincontrare gli amici e poterli abbracciare, strizzare per benino. Questo sì. mi manca tanto. Sono d'accordo con te. Mary, Loris. Sì, quello che ha detto Dani, non ho al momento desideri particolari se non quelli di tornare alla nostra normalità, perché comunque nella nostra normalità tanti desideri noi li abbiamo già, come dire, esauditi, quindi... Mi basterebbe tornare alla normalità, appunto. Sono preoccupata perché Lori si è schiarito la voce. Ho già paura. tremate. No, io a sentir parlare che quando uno torna a casa la mamma gli fa gli spaghetti, aglio, olio, quell'altro glieli fa non so con che cosa. Pensando a me che quando tornavo dall'ippodromo mia moglie mi faceva le stelline in brodo. Ancora? Che allora...
il mio desiderio, mi ha sempre detto, tu per desiderare qualcosa devi guardare fuori dalla finestra le stelle. Io prima ho cercato la stella di Negroni, ma non l'ho trovata. Quindi questo era il mio desiderio. Trovare la stella giusta. Ma scusate, ma secondo voi, visto che ha raddoppiato il suo peso da quando l'ho conosciuto, anche lei, eh? Quante stelline deve aver mangiato? Una stella bella grossa. Si è ingoiato anche il buco nell'ozono, questo qua. Sapete che si è rinchiuso, eh? Sapete che hanno detto ieri che si è rinchiuso il buco? Me le faceva col brodo grasso. Se l'è mangiato lui il buco, cioè. Me le faceva col brodo grasso. Perché ti voleva bene, voleva mantenerti in forma, Lorisino. Uno scoop di Loris, che siccome lui lavora sempre, non ha mai il tempo per ascoltare la musica, l'ascolta di notte. Mentre dorme lui ha le cuffiette. È vero, Loris? Mi confermi questa cosa? Sì, sì, per due motivi. Stai attento se ti dice. Stai molto attento. Stai molto attento. Non ti toccano più neanche le stelline, Loris. Uno che perché così ascolta la musica, l'altro... Hai tenuto sveglio un gruppo intero, mi è giunta voce. Vedi? Parla di te, non di me. Te lo allora, dico. Questo succede perché non mangia le stelline. Se mangiasse le stelline mangerebbe leggero e quindi non avrebbe problemi durante la notte, diciamo, esatto, di riposare senza emettere rumori molesti. Matteo dice di no. Dottor Matteo Finice Bufoli? Io sostengo Loris sulle stelline perché anche io mangio le stelline. E rusto come un dinosauro che ha le cattole al naso. Quindi... In questo scivolare della nostra puntata io ringrazio tutti voi per essere stati con noi, per esservi divertiti in nostra compagnia. Vi aspettiamo ovviamente la prossima settimana, salutando i nostri ospiti di oggi che sono stati davvero incredibili. Daniele, grazie della tua presenza, un abbraccio alla Manu che non l'abbiamo vista in realtà. Si è vista solo una manina che mi portava il caffè. Ho mandato a prendere i cantucci. Attento, perché quello che mandò la moglie a prendere le sigarette non è più tornata, eh. Volevo dire, stai attenta a queste cose. A lui o lei? lei non è più tornata. Spattiamola questa cosa con l'uomo che scappa. Beh, okay. Dai, Matti e Veronica, grazie davvero della vostra presenza, siete stati simpaticissimi. Veronica, tanti auguri per il tuo mento. Grazie. Lei non mente mai. Che dolce che è. Ketty, grazie di questo lavoro con i tovaglioli, dopo mi ci metto e giuro che imparo. Beh, è una cosa carina, dai. Grazie a te, grazie. Lo faccio vedere, guarda. Lo puoi mettere anche in testa, guarda. Lo puoi mettere in testa, lo puoi mettere qua, lo puoi mettere in docacchio, te pare. Guarda che Non la vedo io. Dove sta? Fa vedere, non la vedo. Ah, a banana, yeah. No! Ok, andiamo a letto la Ketty perché non è orario. Perché? È vero? Si sogna le banane, siamo a posto. No. Calcoliamo anche che io sono di nuovo. Non c'ho niente di rosso qua. No. Come no? Grazie Matteo. Andiamo a casa Gualerzi, grazie davvero a Mary e a Loris. Loris, hai un'espressione? Grazie a voi. Marita. Doveva essere una trasmissione comica. E mi sono messo a piangere quasi. Ti sei commosso? Ma quando? Smuota le barzellette, anzi quando no, le frezzure. Delle stelline. Quando non trovava la stellina. No, stavo pensando al salamino e... Sto veramente male, c'ho un buco nello stomaco. Oh, signore benedetto. Allora, immagino che alla fine di questa puntata tutti andranno in cucina. Io spero che anche voi lo facciate, perché alla fine c'è rimasto quello. Ci vediamo la prossima... Ecco. Salame mantovano, ragazzi. Eccola. Per il distanziamento sociale, fra un po' ti suona la porta Ketty e Loris, che è venuto fino là a piedi perché ha visto il salame. Fammelo sniffare. Tieni, sniffa. Da questa
Eccoci, benissimo. Un primo piano del Salame Mantovano dopo questa bellissima performance. Io vi ringrazio per essere stati con noi. Vi saluto, vi aspetto al prossimo appuntamento con altri ospiti simpaticissimi così in questo salotto per farvi sorridere un po' insieme in amicizia. A presto, grazie e ciao. Ciao. Altro cappellino. Via. Ah, cioè, ciao. Fermi. Benvenuti carissimi amici al nostro appuntamento settimanale amici. Non so se si è... Sì, si è visto di tutto. Scusate. Stato un lancio di cappello che è passato qua. No, ma adesso c'è anche il caffè.